arrivo dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Claudio, ciao. Ma c'hai una meravigliosa ciliegia gigante vicino a te, fammela vedere. La Cerasa. La Cerasa, la ciliegia in siciliano. È stupenda. Fate inquadratemi la Cerasa. Bellissimo. È il suo nom de plume, ecco, come si è dice. È la mia firma, d'altronde. Eh? Esatto. È la tua firma, ok. Che succede in Parlamento? È così. Nessuno è convinto, ma tutti votano per il taglio dei parlamentari. Hanno fatto un capolavoro i 5 Stelle, oggettivamente. Ma posso dire che questa cosa che nessuno è convinto mi sembra in realtà una post-verità, perché in realtà, la riforma del taglio dei parlamentari è una riforma che in un modo o in un altro più o meno tutte le maggioranze di governo hanno provato a portare a compimento. Se poi vogliamo essere precisi, il Parlamento italiano ha 945 eletti e il congresso americano, me lo sono appuntato, ne ha invece 535. Ora, dire che tagliare il numero parlamentare sia una tragedia assoluta anche per un giornale come il nostro, che come dire ha sempre combattuto contro l'antipolitica, è forse un po' troppo. Il vero tema, se vogliamo, è che la riforma del numero dei parlamentari dovrebbe essere accompagnata a una riforma più grande che va in qualche modo a incidere su quelli che sono le procedure istituzionali. Quindi è la cornice il tema, non il taglio. Io non penso che ci saranno onestamente problemi, penso che questa riforma potrebbe mettere in sicurezza la legislatura e poi io mi auguro una cosa, una volta che si fa questa riforma facciamo una grande moratoria per smettere di parlare di questioni che hanno a che fare, diciamo, con l'antiparlamentarismo e con l'antipolitica. Se questa è l'occasione per mettere un punto, allora potrebbe essere veramente un'ottima riforma. Allora, a mio parere, riforma. Però, Claudio... Posso aggiungere un riferimento... Prego, no, di, parla, finisci. Un riferimento cinematografico? Cinematografico, ho sentito Batman, ho sentito Spider-Man, ma forse il vero film che stiamo vedendo in questi mesi è La Bella e la Bestia, perché da una parte e dall'altra ci sono protagonisti della scena politica che hanno trasformato in un principe azzurro quello che fino a qualche mese fa era una bestia, e anche oggi sarà un po' così. Allora, La Bella e la Bestia, interessante suggerimento cinematografico. Pietro.